sacrificando molto del proprio tempo libero. Fuori orario di lavoro, oggi i Vigili del Fuoco con grande sensibilità hanno partecipato a questa iniziativa. È vero, per fare prevenzione partendo dai più piccoli, ma ovviamente i vostri consigli sono utili soprattutto agli adulti. È sempre un piacere per noi fare educazione quando si tratta di coinvolgere bambini e ragazzi. Lo facciamo sempre molto volentieri, una parte del personale oggi non è in servizio, è di turno libero, è venuta qui di spontanea volontà. Però c'è anche la partenza di Tolentino, la vera e propria partenza, che oggi è in servizio e eventualmente fa l'intervento, svolge qualsiasi tipo di intervento partendo da qui. Ripeto, per noi è un piacere quando si tratta di coinvolgere nuove generazioni che andranno in un futuro a identificarsi proprio anche nel lavoro come Vigili del Fuoco, è sempre un piacere per noi. In più troviamo anche, riscontriamo il piacere che hanno questi bambini quando ci vedono, è molto gratificante per noi. Oggi una dimostrazione con un incidente, quindi un'auto con diversi problemi che è stata praticamente aperta, l'intervento del 118 proprio per far vedere che in tempi rapidi si può salvare una vita umana. Sicuramente, per quanto riguarda i tempi abbiamo fatto tutto quello che normalmente facciamo in un incidente stradale, ma in maniera molto più lenta. L'abbiamo fatto appositamente proprio per far vedere le varie manovre, partendo dal taglio della macchina all'apertura, al taglio dello sportello e fino ad arrivare alla liberazione totale del ferito, con il 118 che intanto presta le prime cure del caso. Non è rara la situazione, capita anche qualche situazione in cui la macchina prende anche fuoco, perciò abbiamo fatto appositamente che bisogna far vedere anche che siamo pronti per ogni evenienza, però l'abbiamo fatto in maniera lenta.